Io sono dell'idea che il digitale è davvero una rivoluzione, è una rivoluzione tecnologica, culturale, sociale, politica, industriale, totale. Con rivoluzione intendo nel senso hegeliano del termine, cioè il cambio di paradigma, cioè qualche cosa che prima non c'era, che adesso c'è in tutte le sue sfaccettature. È un processo che arriva anche a Platone, le idee di Platone sono già una visione digitale del mondo. Però questa è una rivoluzione. Il punto, secondo me, è fondamentale, qui anticipo una cosa che volevo dire più tardi, è che nel corso dei secoli i dispositivi visivi sono sempre stati immessi, chiamiamolo mercato, ma nella cultura meglio, mi piace di più, nella società, attraverso un percorso accompagnato da filosofi, da teorici, da Vitruvio piuttosto che eccetera, Borromini. In questo ultimo lasso di tempo sono immessi nella nostra società senza questa riflessione. Sono immessi direttamente dagli ingegneri, che hanno assai meriti, però non quelli di fare il punto culturale della situazione. Non lo sanno fare, ma non è il loro compito legislativo, non lo sanno fare sociale. Quindi il ruolo fondamentale di chi fa filosofia è andare a capire l'imaging, non tanto come funziona e basta, poi che cosa mi porta. Quell'immagine medica che io vado a vedere con le camere endoscopiche che poi mi fanno l'elettroencefalogramma digitalizzato e mi danno il corpo umano in fieri, eccetera, eccetera, che visione del mondo mi dà del corpo umano? Perché io lo so che visione mi danno i quadri di Rubens sulle operazioni chirurgiche del suo tempo. Su questo ho paura che ancora la cultura, i filosofi, gli studiosi di media sono rimasti un po' indietro, colpa loro, nell'affiancare questa immissione dei dispositivi nella nostra società. Quindi il percorso che io sto facendo, con altri ovviamente, mica sono da solo, è fondamentalmente questo: studiare l'imaging, studiare la computer vision, per esempio. Computer vision, che è la più grande branca informatica di studi sul visivo, e la sua nascita è filosoficamente qualcosa di importante. Ve la racconto. Nel 1966 il più grande studioso di intelligenza artificiale, cioè il fondatore dell'Artificial Intelligence dell'MIT di Boston, Marvin Minsky, decide, sulla scorta di un testo del 1945 di Alan Turing, l'ideatore del computer moderno in qualche modo, che aveva detto in un articolo del 1945: un computer intelligente si può fare, però un computer per essere intelligente deve ascoltare, parlare, ma soprattutto vedere. Perché dice: la nostra cognizione è la visione, cioè la scienza moderna è sull'osservazione, noi vediamo. E allora dice: io voglio fare un computer intelligente, che cosa faccio? Ho un cervello artificiale, il computer, ci metto degli occhi, una telecamera. Chiama il proprio assistente, Gerard J. Salzman, e gli dice: ma tu quest'estate Che impegni hai? Intanto siamo nel 66 in California, che c'è da fare? Quello si sarà sparato dopo che ha visto cosa è successo in California nel 66. Penso che tra i concerti dei Jefferson Airplane, i surfisti e il sesso libero, lui no, è rimasto a Boston a cercare di connettere una telecamera a un cervello artificiale. L'esperimento ovviamente non ha portato a niente, perché non è così semplice, non è che puoi aggiungere delle cose e viene fuori matematicamente l'intelligenza. Però Minsky da quel momento ha capito qualche cosa di importante, che la vista è la base centrale per creare dei sistemi computeristici avanzati. E allora salta il problema, non prende più quello che gli connette la telecamera, va a prendere un altro personaggio molto importante, un matematico che però ha studiato anche scienze cognitive e che è anche un ottico, David Marr. David Marr dall'Inghilterra arriva a Boston, comincia a lavorare con Marvin Minsky e nell'82, ahimè postumo, pubblica Vision, che è un libro fondamentale perché è il libro dei primi algoritmi della computer vision. Computer vision è la disciplina che studia come abilitare i computer a vedere. La cosa bellissima di Vision è che il primo piccolo capitolo, piccolo, sono 12 pagine, è dedicato alla filosofia della percezione. Cioè un ingegnere che si è occupato degli algoritmi, dell'ingegnerizzazione, della visione, si è premurato di dire: sì, però attenzione, la vista è una roba complessa, non è soltanto gli occhi,
è il cervello, è l'ambiente, sono le orecchie che sentono delle cose e permettono all'occhio di capirle, di interpretarle. Vision dà il via alla computer vision, che poi diventa una branca che è quella oggi della realtà virtuale che abbiamo visto della Team, quella dell'auto che guida da sola, ma anche alcuni algoritmi di Netflix, per esempio. Computer vision sono i droni che volano in volo autonomo, sono i grandi database di riconoscimento delle immagini usate da Google, da Amazon, eccetera, eccetera, sono il riconoscimento dei volti che sono nello smartphone, ma sono anche nella polizia cinese che sta facendo il culo, scusatemi l'inglesismo, ai manifestanti di Hong Kong. Cioè stiamo creando dei dispositivi visivi che cambiano, che hanno cambiato completamente il loro DNA e quindi cambieranno il modo che noi abbiamo di vedere il mondo. Bisogna entrare in questo anche per rispondere alla tua domanda sul futuro, il sociale, gli impatti. Io non posso capire gli impatti, studiarli, legiferare se io non ho la filiera, cioè se io non vado a capire qual è la logica culturale con cui noi oggi vediamo il mondo. Guardate che i segnali che qualche cosa di rivoluzionario è cambiato ci sono già tutti. Dal punto di vista industriale, anche se noi facciamo la politica, quella che io chiamo l'economia degli struzzi, è cambiato tutto, ma poi pensate al cinema, è cambiato il sistema di produzione, è cambiato il sistema di distribuzione, è cambiato il sistema di esperienza cinematografica, è cambiato tutto il sistema. Voi pensate al blockbuster Netflix, pensate a che cosa è stata tutto il processo, grazie, molto volentieri, che ha portato al cambiamento della musica, agli MP3, no? Ricordate Napster? Guardate che non è soltanto un gioco di alcuni potenti, è proprio un cambiamento strutturale nella maniera in cui noi ci rapportiamo con le macchine. E lì ci stiamo parlando ancora di macchine che in qualche modo, pur digitali, avevano dei comportamenti meccanici. Qua stiamo parlando di macchine che hanno tutte l'intelligenza artificiale al loro interno, cioè hanno un grado di autonomia potentissimo. Allora lì io voglio capire come funziona il meccanismo di visione, perché se è vero che storicamente l'uomo apprende attraverso la visione e quindi la visione del mondo è la visione che lui ha appreso attraverso i suoi dispositivi, se a me manca il pezzetto dispositivo mi manca un pezzo importante. Ed è il lavoro che ho fatto, è stato fondamentalmente questo, andare a guardare cosa fa la computer vision, cosa fa l'imaging, cosa fa il pattern recognition. Se non lo sapete è quella branca dell'informatica che si occupa, è usato soprattutto nell'industria, le macchine riconoscono dei pattern ricorrenti e si comporta di conseguenza. Allora, questi sono dei modelli importanti. Il problema è che questi dispositivi, che possono essere utili per miliardi di cose, non sono stati accompagnati da un dibattito critico, filosofico, culturale, legislativo. Abbiamo un buco culturale e legislativo pauroso. Vi posso leggere una frase che per me, guardate, è una cosa che mi ha sempre molto colpito, mi ha veramente guidato, che non è mia ovviamente, è di due studiosi, che sono Gilles Deleuze e Félix Guattari, che a un certo punto dicono questa cosa che vi prego di fare attenzione, io la trovo rivoluzionaria. Loro dicono: la scienza non ha nessun bisogno della filosofia per i suoi compiti. In compenso, quando un oggetto è scientificamente costruito con funzioni, per esempio uno spazio geometrico, la CGI, la computer grafica, resta da cercarne il concetto filosofico che non è assolutamente dato nella funzione. Cioè, la scienza crea oggetti con delle funzioni e noi pensiamo che bastino le funzioni per capire la comprensione dell'oggetto e la comprensione del mondo che quell'oggetto ci dà una volta che è immesso nel mondo. Lui dice no, quella è la filosofia che mi deve guidare a capire quali sono le funzioni di un oggetto. E con funzione, noi stiamo parlando dell'impatto sociale, dell'impatto economico, dell'impatto politico e dell'impatto etico. Allora andare a studiare qual è l'occhio della macchina è andare a studiare esattamente questa cosa qua. Cioè dobbiamo riappropriarci filosoficamente di quel buco che abbiamo lasciato all'ingegneria, ma non perché gli ingegneri sono cattivi, tutt'altro, ma perché anzi
con l'arretramento di molti filosofi e studiosi del mondo umanistico-culturale, abbiamo dato anche a loro anche un compito che non è loro. Ed è questo il punto centrale. Se io vado a coprire questo buco, non ho più il problema di pormi la domanda su come funzioneranno bene o male, perché è già in quella risposta filosofica. Ricordandoci che la filosofia non è la storia della filosofia, la filosofia è una domanda continua sul reale. La filosofia produce concetti, non produce storie. No, la filosofia dà dei concetti, e i concetti sono proprio quelli che ci permettono di capire le funzioni degli oggetti culturali, scientifici, che sono nel nostro mondo. L'occhio della macchina è esattamente quella roba lì. Come vediamo, con quali funzioni, quali sono le strategie per riappropriarci di questa cosa qua. Questo è il punto.